San Nicolò, un saluto ai triestini. Ciao amici, mi siete mancati tanto, è da più di un anno che non ci vedevamo e finalmente vi rivedo, sono molto felice. Per fortuna c'è San Nicolò, per fortuna c'è ancora la tradizione delle letterine da condire con pensieri, desideri e fantasia. Quella magia riservata ai più piccoli che non può e non deve tramontare. Quanto al resto, l'atmosfera tra pioggia e pandemia smorzerebbe lo spirito anche ai più entusiasti, a caparra amenicoli, dolcetti, prodotti tipici e chincaglierie paranatalizie. Ma andiamo con ordine. Fiera di San Nicolò, controlli a campione del Green Pass, steward e polizia locale lungo il viale 20 settembre, con regole ferree sul percorso. Come vedete, come indicato da questo steward, dalla parte destra del viale 20 settembre si sale, ovvero si va in questa direzione verso il teatro Rossetti, dalla parte opposta si scende in direzione della fontana. Vita difficile però per gli steward, perché in molti non hanno nessuna intenzione di adeguarsi. Un plauso alla calma dei tanti che lavorano senza perdere la pazienza sotto la pioggia. Santi. La pioggia purtroppo non permette sorrisi nemmeno tra gli ambulanti, anche se duramente colpiti dagli effetti della pandemia. Povero via del Covid, un povero via del tempo. Fatto sta che non ci sta nessuno in fiera. Diciamo che un cappello è sempre utile in questi casi. Certo, qui che ci lavora, altro che... E viene spesso qui a Trieste in questa fiera? Vengo dallo 1986. 96, scusa. Però speriamo che quest'anno arriva gente. E ci dà un contributo anche a noi. Perché noi veniamo con i prezzi bassi e le novità in fiera, tutti quanti, ognuno il suo settore. Chi con i dolciumi dalla Sicilia, chi con le olive ascolane, olive dalla Puglia, olive calabresi. A padelle come andiamo? Per ora poco, aspettiamo un po' di giorni per vedere i risultati. Ma l'elemento su cui riflettere, il segno dei tempi, è quello raccontato da San Nicolò, che presidia l'ingresso della fiera in Largo Bonifacio, che oltre a regalare una foto ai più piccoli, si è calato pure nell'inedito ruolo di psicologo e confessore dei passanti alle prese con i problemi della vita di ogni giorno. Le mattine più di qualcuno viene a raccontarmi i suoi problemi, anche persone anziane ma anche giovani, e mi chiedono una benedizione. Anche uomini mandati via da casa mi chiedono una benedizione, veramente. Quindi cosa fa San Nicolò? Io li benedico e li esorto all'ottimismo. Andrà tutto bene, è una frase che va molto di moda.